grazie di essere venuti così numerosi. Ruberò solo pochi minuti al dibattito e agli ospiti importanti che abbiamo questa sera. Vorrei però fare una annotazione. Io, scusate se parlo in prima persona, ho 33 anni e per 32 anni ho vissuto qui a Potenza Picena, a San Girio, proprio a due passi del radar. Per me, grazie alla capacità di adattamento che ha l'uomo, è sempre sembrato il radar una cosa normale. Ci ho trovato e quasi direi è cresciuto con me, perché ho visto le evoluzioni, vari passaggi, vari diverse installazioni. Tutti, almeno penso la maggior parte delle persone in Potenza, hanno sempre creduto che fosse una cosa normale, tranne qualche voce isolata, tra cui sicuramente quella dell'insegnante Mazzarella, che per tanti anni ha provato a dire che forse non era una cosa normale. E poi nel 2011 è venuta la pronuncia dello IARC, che ha classificato i campi elettromagnetici come possibili cancerogeni umani di classe 2B. E allora abbiamo iniziato a interrogarci. Forse quella voce isolata dell'insegnante Giovannella non era la voce di una moderna Don Quixote, ma forse qualche fondamento ce l'aveva. E i dubbi si sono affollati nelle nostre menti. Quindi quello che noi vogliamo tentare di fare questa sera è dare delle informazioni, dare degli elementi di conoscenza affinché noi tutti possiamo prendere coscienza di una questione che riguarda tutto il nostro territorio, non solo di Potenza Picena ma anche dei comuni limitrofi, e tentare di iniziare ad affrontare la questione. E per fare questo abbiamo invitato la dottoressa Francesca Romano Orlando, che è qui alla mia sinistra, che è un membro dell'associazione AMICA, l'associazione per le malattie da intossicazioni croniche e ambientali, associazione attiva a livello nazionale e soprattutto a Roma, dove organizzano convegni medico-scientifici di rilevante importanza. È anche una scrittrice, e tra i vari libri ha scritto Il cerchio perfetto, nel quale vengono affrontati i complessi legami fra potere economico, politico e mondo delle accademie, che spesso impongono scelte a discapito della democrazia. E poi il secondo relatore ospite della serata è il dottor Fiorenzo Marinelli, ricercatore presso l'Istituto di Genetica Molecolare del CNR di Bologna, e presentarlo con poche parole in pochi minuti è difficile, vista la vastità degli incarichi da lui ricoperti in corso degli anni. Fra questi ricordo alcune sue azioni. Diciamo, lui è membro dell'ICEMS, Commissione Internazionale per la Sicurezza Elettromagnetica, e consulente per numerosi enti locali, tra cui comuni e province. Ha espletato la funzione di perito tecnico nel Tribunale di Ancona, e da ultimo, mi piace ricordarlo, è stato anche chiamato tra i vari consulenti tecnici di parte del dottor Fiordalisi, procuratore di Lanusei, che si occupa del caso di Quirra. Concludo dicendo che qualcuno prima di me disse che l'importante è non smettere di fare domande, ed è questo l'augurio che voglio fare a ciascuno di voi.
Non smettete di fare e farvi domande su tutto ciò che ci circonda. Grazie. Buonasera, sono Francesca Romano Orlando, sono una giornalista e la vicepresidente dell'Associazione Malattie da Intossicazione Cronica Ambientale. E l'associazione nasce nel 2003 e ci occupiamo prevalentemente delle malattie correlate alle esposizioni chimiche. Questo almeno fino a un paio d'anni fa, quando ci siamo resi conto che c'era un'emergenza ambientale molto più seria delle esposizioni chimiche ed erano appunto i campi elettromagnetici, perché a differenza, diciamo, di una ciminiera o di detersivi che possono avere un odore acre, eccetera, i campi elettromagnetici non hanno né colore, né sapore, né odore e non si vedono. E quindi sono un rischio, secondo me, molto più subdolo, a cui la gente non fa attenzione. E perché proprio in questi 2 anni abbiamo capito che dovevamo impegnarci soprattutto verso questo nuovo tipo di rischio fisico? Perché sono state concesse le licenze per lo sfruttamento dell'etere per tutta una serie di tecnologie che funzionano a radiofrequenza. E quindi mi riferisco chiaramente ai telefoni cellulari, ma anche ai nuovi dispositivi che funzionano per internet senza fili, wifi e WiMAX. In più voi avete la peculiarità di avere anche un radar, che è un ulteriore, diciamo, aggravante nella sommatoria dei campi elettromagnetici. E bisogna innanzitutto chiarire che il mondo scientifico è diviso riguardo alla pericolosità dei campi elettromagnetici al di sotto degli attuali limiti internazionali. Però c'è qualcosa da considerare, che i limiti internazionali sono stati studiati su delle bambole di plastica riempite di proteine, di un liquido proteico. E si è visto fino a che punto questo liquido proteico si scaldava. Ebbene, noi dovremmo dire a questi scienziati che noi non siamo delle bambole gonfiate con dentro del liquido proteico, siamo degli esseri viventi che funzioniamo anche elettromagneticamente. E quindi purtroppo quello che stiamo scoprendo negli ultimi anni, che ce lo stanno insegnando gli scienziati, è che i campi elettromagnetici, anche deboli, anche al di sotto degli attuali limiti di legge, interferiscono con la funzionalità del corpo umano, ma anche di tutti gli altri esseri viventi. Perché a me piace sempre ricordare che nel momento in cui noi creiamo un'esposizione elettromagnetica ambientale, non risentiamo degli effetti soltanto noi esseri umani, ma anche le piante e gli animali. E questo è un tipo di responsabilità che ci dovrebbe far riflettere ulteriormente. Come giornalista, nel momento in cui mi sono interessata di questo problema, mi sono anche resa conto che la politica e la cittadinanza non è in grado di scegliere perché manca informazione. E mi sono chiesta come mai manca informazione. Bene, perché gli studi scientifici finanziati dall'industria tendono a non scoprire niente, ovvero non scoprono effetti biologici. Curiosamente, gli studi scientifici indipendenti scoprono molto più spesso che ci sono rischi, ci sono effetti biologici. E quindi ogni volta che uno scienziato indipendente si mette a fare ricerche e vede gli effetti, per esempio, su delle cellule, ce n'è uno finanziato dall'industria che, ops, curiosamente non scopre niente. E quindi i due studi tendono a equipararsi e gli organismi internazionali si trovano in difficoltà, cioè non riescono ad arrivare ad una conclusione. Io penso che nelle società moderne il problema del finanziamento degli studi debba essere preso in seria considerazione, e quindi tutte le agenzie internazionali, oltre a fare pulizia al proprio interno, cioè non assumere scienziati che hanno lavorato fino all'altro ieri per l'industria, quindi c'è un problema di conflitto di interessi anche all'interno delle agenzie pubbliche, dovrebbero anche, diciamo, dare un peso diverso agli studi indipendenti rispetto a quelli finanziati dall'industria. In ultimo, per quanto riguarda i campi elettromagnetici, c'è un problema di conflitto di interessi anche nei media, perché se voi andate a sfogliare un giornale o vedete semplicemente la TV, la maggior parte degli spazi pubblicitari è occupata da chi? Dall'industria dei cellulari, l'industria dell'energia, che sono appunto fortemente coinvolte nella produzione di campi elettromagnetici. E quindi non ci eravamo messi d'accordo con Edoardo, però quello che mi piaceva sottolineare è che veramente sono orgogliosissima che così tante persone questa sera siano venute qui con un dubbio in tasca, perché il dubbio è l'inizio della ricerca della verità. E io spero che piano piano questa sera insieme si possa fare un cammino per essere più consapevoli, perché se non si hanno delle corrette informazioni non si può neanche, diciamo, imporre la politica, suscitare nella politica delle scelte diverse. Vorrei farvi solo un paio di esempi. Per esempio, la regione francese della Drôme ha scelto consapevolmente di investire solo su connessioni via cavo, che sono le uniche che danno efficienza di trasmissione dei dati e non hanno nessun rischio per la salute.
Quando invece un'amministrazione pubblica decide, per esempio, di investire su WiMAX, si assume la responsabilità di irradiare chilometri e chilometri con un campo elettromagnetico di cui oggi non si ha certezza che sia nuovo per la salute. E quindi queste scelte le pagheranno non solo i nostri figli, ma anche le generazioni future e, ricordo, anche gli esseri viventi che condividono il nostro ambiente. Grazie. Sente? Sì. Mi chiamo Salvo Gattafoni, faccio parte dell'associazione Città Prestata. Per chi non ha avuto la possibilità di intervenire alle precedenti riunioni di quartiere, riassumiamo brevemente la nostra storia. Un breve racconto per far luce su questa problematica che è stato redatto utilizzando documenti ufficiali ARPAM, dell'Aeronautica Militare, del CEM, Comitato Elettrosmog Marche, nell'esposto denuncia presentato alla Procura di Macerata nel 2010, nonché da una parte del materiale storico presente presso gli archivi del Tribunale della Salute di Potenza Picena. Questa è una storia che è iniziata molti anni fa, era il 1977, quando a Potenza Picena venne assegnato il primo radar per avvistamenti a lungo raggio, l'Argos 10, con un raggio d'azione dichiarato di 460 km. Questo radar era dotato di una potenza eccezionale e necessitava di un'enorme quantità di energia elettrica per il suo funzionamento. I conseguenti livelli delle emissioni elettromagnetiche da esso generato restarono un mistero. La popolazione era inconsapevole dei possibili rischi per la salute e le autorità evitavano il problema. Tuttavia iniziarono a verificarsi strani episodi nei quartieri vicini. Televisori che si accendevano, cambiavano canali da soli, cancelli elettrici, citofoni impazziti e altre bizzarrie del apparecchio elettrico. Tutto restava però limitato ai discorsi fra gli abitanti, fino a quando ad alcuni anni di distanza in quelle zone cominciarono ad ammalarsi sempre più persone. Vi facciamo vedere un filmato realizzato a Monte Coriolano. Parliamo del 1991, credo. È un filmato fatto con una vecchia telecamera VHS in cui nell'audio si sente molto chiaramente il passaggio di microonde del radar. Per i più giovani questo filmato può dire poco, però per chi ha qualche anno in più forse ricorda qualcosa. Ricorda il fatto che quando andavamo in giro con la macchina, per esempio con la radio accesa, in certi punti tipo Monte Canepino, Casette e addirittura sopra il cavalcavia dell'autostrada della Regina si sentiva questo fascio che passava. Ve lo facciamo sentire, se potete aumentare un pochettino il volume così almeno si riesce a vedere bene. Ogni 13 secondi circa. Nel 1990 la sensazione che il radar potesse nuocere alla salute aumentò. Iniziarono quindi i primi esposti e si susseguirono articoli di giornale con una certa risonanza. Si costituì l'ADER, Associazione Difesa Emissioni Radar, presieduta dall'insegnante Giovannella Maggini Mazzarella, ed iniziarono le prime interrogazioni parlamentari. Il Ministero della Sanità iniziò a porre attenzione alla problematica dell'inquinamento elettromagnetico a livello nazionale, più o meno in questo periodo. Però solamente nel 1997 la Regione Marche iniziò ad occuparsi della questione mediante una delibera della Giunta regionale che aveva per oggetto la costituzione di un gruppo tecnico che doveva studiare le problematiche sanitarie collegate al radar militare di Potenza Picena. Infatti il 21 ottobre del 1997 la Regione emanò un decreto che ordinava il monitoraggio elettromagnetico del radar con uno strano tempismo, dato che
L'emanazione di questo decreto sul monitoraggio del radar coincise perfettamente con lo spegnimento del radar stesso, lo stesso identico giorno che questo decreto praticamente uscì. Quindi nessun monitoraggio, nessuna misura fu fatta sull'Argos 10. Nonostante ciò, nel 1999 il gruppo tecnico nominato dalla Regione Marche affermò con formula ambigua che le emissioni radar non provocavano danni ai cittadini, ma che bisognava istituire un osservatorio epidemiologico sulla mortalità e sull'enorme incidenza del morbo di Crohn, per il quale si registrava una potenza vicina a 37 casi, anziché 5 spettanti per la casistica medica. Nel 1999, dopo 2 anni di fermo, cioè per 2 anni noi non abbiamo avuto il radar in funzione, per 2 anni. Quindi dopo 2 anni il Argos 10 fu sostituito con il radar RAT-31SL, tuttora in funzione, di cui oggi è imminente la sostituzione. Abbiamo preparato una brevissima scheda per far vedere il funzionamento dei radar. Possiamo farla partire. Tali radar del tipo presente a potenza vicena risultano molto sofisticati. Sono infatti dotati di elettronica particolari, con modulazione di impulsi e frequenze di range molto alti, codificazione di segnali, trasmissioni pulsanti di frequenza pulsate in millisecondi e alternate in millisecondi, funzione pencil beam per fasci puntiformi, tecniche di marcatura singola dell'impulso, operatività simultanea in 1 o 3 o più distinte frequenze. Il tutto nell'ambito della cosiddetta guerra elettronica e generalmente i dati tecnici rilevanti ai fini della protezione della relativa pericolosità sanitaria sono classificati, ovvero coperti da segreto militare. Le potenze di esercizio di tali apparecchiature sono enormi. Per il modello attuale siamo a 155.000 watt, contro i 20 watt di una stazione di telefonia mobile. E le onde elettromagnetiche pulsate prodotte da questi radar hanno energia tale da attraversare ogni materia organica e raggiungere in configurazione standard la distanza di 500 km e tornare indietro riflesse per essere decriptate dalla stessa sorgente. Il radar di potenza vicena è un RAT-31SL con raggio di azione certificato in 470 km. Inoltre, accanto ai cosiddetti radar primari, sono sempre affiancati altri radar, cosiddetti secondari, operanti alcuni su frequenze molto superiori, 8-20 GHz, ed altri su frequenze molto inferiori, a seconda dell'uso. Per esempio, puntamento missili o velivoli vicini, verifica meteorologica, eccetera. Sempre intorno al 1999 si conclusero i primi limitati studi scientifici internazionali in cui si evidenziavano correlazioni tra l'esposizione dei campi elettromagnetici ed alcune patologie oncologiche. In questo periodo l'insegnante Giovannella Maggini Mazzarella era l'unica a tenere alta l'attenzione sul radar. Sono già più di 12 anni che raccoglie dati e informazioni. Nelle sue cartelline annota pazientemente età, professione, abitazione dei malati, poi riporta il caso sulla piantina del paese, ripete questa operazione per ogni patologia, decine e decine di fogli segnati con cerchietti rossi, tumori, cataratte, aborti. Ad ogni cerchietto rosso corrisponde un nome, un bimbo, una mamma, un papà, un piccolo nato con una malformazione, un altro con gravi complicazioni all'intestino. Centinaia di casi all'anno che dovrebbero far riflettere, ma nessuno si muove, nessuno interviene. La signora Giovannella però insiste e con i dati dell'USL 14 di Recanati e con l'allora assessore della Sanità Regione Marche, dottor Tesei, e con il controllo dell'Istituto di Statistica dell'Università di Ancona nella persona della dottoressa Viola, redige questa tabella. Questa indagine epidemiologica confronta le percentuali di alcune patologie nel comune di Potenza Vicena,
con le percentuali regionali e nazionali, registrando un numero record di tumori, ictus, infarti, ischemie, convulsioni senza febbre, nascite di bambini con patologie congenite, con un'incidenza decine di volte superiore alla media nazionale. L'interpretazione di questa tabella è molto facile. Potete vedere su in alto, noi qui troviamo la data, quindi per esempio partiamo dal 1986, sulla sinistra troviamo Marche e Potenza Picena, queste sono le percentuali delle Marche e queste di Potenza Picena, mentre qua giù sotto per esempio per i bambini nati con malformazioni congenite, qui abbiamo le percentuali italiane e qui di Potenza Picena. Per esempio nelle percentuali italiane di bambini nati con malformazioni congenite nel 1986 avevamo 0,25%, a Potenza Picena il 15,74%. Se andiamo avanti con gli anni, per esempio nel 1991 avevamo la percentuale italiana di 0,4, quella di Potenza Picena 20,7. Questa tabella la potete trovare sotto il sito www.cittaprestata.it. Nel corso degli anni successivi, fino ai giorni nostri, la problematica è più volte saltata alla cronaca ed è stata oggetto di interrogazioni parlamentari anche, discussioni politiche e qualche controllo sanitario. Ma ciclicamente, puntualmente, l'argomento veniva accantonato dopo breve campagne di misurazioni da parte della stessa Aeronautica Militare e dall'ARPA. Poi gli articoli sui giornali del politico di turno completavano un po' l'opera tranquillizzando la popolazione sugli esiti rassicuranti delle misurazioni. Tutto rientrava sempre nella norma, mai che un organo di controllo abbia rilevato una difformità, nessun dubbio, nessuna incertezza. Ma la realtà della semplice osservazione dei fatti è in stridente contrasto con le rassicurazioni istituzionali. I dubbi che non è poi tutto così tranquillo vengono da autorevoli istituti e ricercatori. Già l'8 marzo del 1992, nella conferenza medico-scientifica al Teatro Mugellini di Potenza Picena, il dottor Balzè Pantellini, membro dell'Accademia delle Scienze di New York, e il dottor Monti del CNR di Bologna non hanno dubbi sui possibili effetti biologici e sanitari del radar sulla popolazione. Il 16 gennaio del 2003 il CISAI dell'Università di Urbino pone dei dubbi sull'attendibilità delle misurazioni ARPAM del 2002. Ed ancora, come ricordava prima Edoardo Marabini, il 31 maggio del 2011 l'agenzia IARC dell'Organizzazione Mondiale della Sanità classifica i campi elettromagnetici di radiofrequenza come cancerogeni di classe 2B, possibili cancerogeni per l'uomo. Infine, il 30 gennaio 2012, anche lei, dottor Marinelli, rispondendo a un accorato appello dei comitati dei cittadini e del Tribunale della Salute circa le preoccupazioni per il continuo aumento dell'inquinamento elettromagnetico dovuto all'installazione di nuove antenne per la telefonia mobile e per i servizi Wi-Fi, ci chiedeva di far applicare il principio cautelativo di precauzione come sollecitato dalla Comunità Europea del 1999. Quindi a questo punto, ringraziandola ancora per essere qui questa sera, visto i suoi tanti impegni, vorrei farle una prima scontata domanda. Possiamo ritenerci al sicuro in questo paese riguardo all'inquinamento elettromagnetico del radar, oppure i dubbi e la paura che abbiamo sono in qualche modo giustificati? Ventina d'anni ormai di problemi riguardanti gli effetti biologici dei campi elettromagnetici. La cosa cominciò all'Istituto di Genetica Molecolare, adesso si chiama così, prima aveva un altro nome, che è ospitato all'interno dell'Istituto Rizzoli di Bologna, che è un istituto ortopedico.
perché c'erano alcuni fisiatri che utilizzavano i campi elettromagnetici di bassa frequenza per facilitare la riparazione delle fratture ossee. E semplicemente loro prendevano delle bobine che emettevano campo magnetico, le applicavano generalmente a qualche vecchietto che aveva una frattura del femore durante la notte. E quello che rilevavano è che la formazione del callo osseo avveniva in una metà del tempo che invece occorre normalmente per essere riparato. E allora volevano sapere perché questo succedeva. E così preparai un progetto di ricerca di qualche anno, un paio d'anni, per rispondere a questa domanda. E trovammo in quel periodo che, e pubblicammo anche i risultati, che queste emissioni di bassa frequenza aumentano la proliferazione cellulare e le cellule che sono malate, che sono più lontane dall'equilibrio dal punto di vista biologico, sono quelle che ricevono di più il segnale e quindi reagiscono proliferando più rapidamente e permettendo la riparazione di queste fratture in un tempo più breve. E rispondiamo in questo modo, insomma, a questo quesito, sia perché la proliferazione delle cellule aumentava, quindi si dividevano più velocemente, e sia perché, portando avanti ancora gli esperimenti sui meccanismi con cui questo accadeva, trovammo che le emissioni di bassa frequenza, quindi campi elettromagnetici relativi anche alla utilizzazione degli elettrodomestici, della distribuzione delle linee elettriche, delle linee ad alta tensione, sono gli stessi campi. E producono anche un raggruppamento delle proteine di membrana sulla superficie delle cellule, tale che alterano la comunicazione delle cellule dall'interno verso l'esterno. E questa alterazione provocava una serie di disfunzioni anche metaboliche in queste cellule. Qualche anno più tardi, nel 95, ci fu un convegno internazionale a Ravenna, dove a congresso c'erano molti medici che avevano utilizzato nel mondo questo tipo di campi elettromagnetici per riparare, per esempio, non solo le fratture ossee, ma per intervenire sulle ustioni, e sulla riparazione dell'epidermide e su altri tipi di patologie. Quindi in quegli anni si ebbe insomma la certezza che i campi elettromagnetici di bassa frequenza hanno comunque un effetto biologico sugli organismi viventi. Nel 2001, lo ricordavano che lo IARC nel 2011 aveva classificato le radiofrequenze, quindi le frequenze molto più elevate, quelle dei telefonini prevalentemente, come cancerogeni per l'uomo, ma nel 2001 invece lui, sempre lo stesso IARC, aveva classificato le radiazioni di bassa frequenza, cioè i 50 Hz della distribuzione elettrica, anche loro come possibili cancerogeni per l'uomo, sulla base degli studi fatti sul maggior rischio di leucemia che riguardavano i bambini cronicamente irradiati con queste radiazioni di bassa frequenza. Prevalentemente erano le emissioni dei trasformatori che negli Stati Uniti erano appesi alla parete esterna delle case e irradiavano anche l'interno. Quindi i campi elettromagnetici hanno un effetto biologico e lo sappiamo già da molti anni. Il discorso che non ne sappiamo abbastanza, che non c'è sufficiente ricerca scientifica, che non ci sono risultati certi, è una balla, perché è una derivazione del fatto che dietro al problema delle telecomunicazioni c'è un grossissimo conflitto di interessi e c'è un grosso interesse dell'industria a far sì che non si
che non siano definitivamente accertati i danni che comunque ci sono. E le due chiacchiere che facciamo adesso riguardano un po' lo stato delle conoscenze scientifiche che abbiamo sui campi elettromagnetici e qualche cosa che riguarda anche il progetto di ricerca che stiamo portando avanti qui nel comune di Potenza Picena. Questo, no, puoi tornare indietro. Un altro problema che ci siamo posti in questi ultimi anni è questo, e cioè che cosa succede quando le popolazioni sono esposte continuamente in ambiente a esposizioni elettromagnetiche che sono permesse, cioè che sono al di sotto dei limiti di legge. Perché paradossalmente questo problema non è stato sufficientemente studiato, cioè si sono posti dei limiti di esposizione, dei limiti di legge che non sono sufficientemente cautelativi per la salute delle popolazioni. E questa curva è intuitiva, è stata pubblicata da un sito francese, NextUp, e si vede chiaramente come in questi ultimi anni la quantità di campi elettromagnetici in ambiente sia aumentata drasticamente. Vedete, dal 2004-2005 arrivare al 2009 c'è un'impennata della curva che dice che nei nostri ambienti, prevalentemente cittadini, i campi elettromagnetici di radiofrequenza sono aumentati drasticamente. E vorrei puntualizzare anche una cosa da biologo, quindi con deformazione professionale. La vita sulla Terra si è evoluta e affermata in tutte le centinaia di migliaia di anni in cui non c'erano campi elettromagnetici artificiali. Noi abbiamo la presenza di campi elettromagnetici artificiali in ambiente soltanto da 70, 80 anni, 100 anni circa, da quando è diffusa l'energia elettrica in modo tale che viene utilizzata prevalentemente per le radiocomunicazioni, per le telecomunicazioni, da dopo Marconi, diciamo. Però nei periodi storici e preistorici in cui si è evoluta la vita sulla Terra, in cui gli organismi si sono formati, campi elettromagnetici artificiali non c'erano. E quindi quando qualcuno adesso dice ma ci adatteremo come specie alla presenza di queste nuove energie, vorrei ricordare che i biologi dicono per assorbire in una popolazione una mutazione ambientale di questo tipo ci vogliono 500 generazioni. Quindi è praticamente impossibile che riusciamo ad adattarci in una o due generazioni a questa modificazione dell'ambiente che, faccio l'esempio di solito, che corrisponde ad aver versato una boccetta d'inchiostro nell'acquario, insomma. Cioè l'ambiente elettromagnetico è profondamente cambiato, noi non ce ne accorgiamo, ma ci viviamo immersi. Sì, questo l'abbiamo già detto, lo IARC, l'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro, nel maggio del 2011 ha detto le radiofrequenze sono possibili cancerogeni per l'uomo. Sulla base di che lo IARC ha detto questo? Sulla base degli studi del professor Hardel, che ha studiato il problema dell'esposizione delle persone ai telefoni cellulari e ha trovato che nelle persone che utilizzano un telefono cellulare lo sviluppo di un tumore del tipo neuroinoma del nervo acustico o simile ha un fattore di rischio, le persone che utilizzano il cellulare hanno un fattore di rischio doppio delle persone che non lo utilizzano.
ma se si va a mettere in conto anche la lateralità con cui si usa il telefono, cioè la destra o la sinistra, mettendo in conto appunto l'uso del telefono anche con la lateralità, il rischio quadruplica. E quindi c'è una certezza che l'utilizzazione del telefono cellulare produce un maggior rischio di ammalarsi di cancro. Chiaramente i dati sono confusi da una cosa, e cioè tutte le persone hanno una suscettibilità e una sensibilità diversa alle emissioni elettromagnetiche e quindi possono reagire in modo diverso. Per cui è per questo che non tutti quelli che utilizzano il telefono si ammalano, ma c'è un fattore di rischio maggiore per le persone che lo utilizzano. In questa tabella vedete una enumerazione di pochi studi che riguardano gli effetti biologici dei campi elettromagnetici. La tabella comincia con quel lavoro sulla infertilità dei topi irradiati, cioè i topi irradiati diventano sterili alla terza e alla quinta generazione, con potenze molto basse. Vi dico qualcosa sull'unità di misura. Qui vediamo un lavoro che riguarda 10 microwatt per centimetro quadrato. Sembra una unità di misura difficile, però è anche semplice. E se io devo misurare una potenza che colpisce una superficie, la misuro in watt per quanti centimetri quadrati di superficie sono colpiti. Se io voglio sapere quanto irradia il mio telefono, misuro la potenza irradiata dal telefono e la superficie della testa colpita. Allora, 10 microwatt per centimetro quadrato, che sta qui, corrisponde ai 6 volt per metro, che è l'attuale limite di legge di esposizione a campi elettromagnetici di radiofrequenza. Vedete quanti lavori ci sono a potenze minori. Questi sono ordinati per valori crescenti. Quindi noi conosciamo che ci sono molti lavori, molte pubblicazioni che dimostrano che i campi elettromagnetici fanno male anche a potenze più basse, però abbiamo messo a questo livello qui, a 10 microwatt per centimetro quadrato, il limite di legge. Quindi significa che questo limite di legge di 6 volt per metro non è sufficientemente cautelativo per le persone esposte. Negli anni 90, visto che facevamo un po' di storia prima, il professor Ronald King, che è un decano dei fisici dell'Accademia dei Fisici Americani, pubblicò questo lavoro, vedete, nel 2000, in cui diceva: guardate che i campi elettrici entrano profondamente nei tessuti della testa e influenzano tutti i funzionamenti cellulari. Io spero che in futuro i medici e i biologi si rendano conto che questo problema esiste e lo studino in maniera approfondita. Per questo, perché lui si sentiva di affermare questa cosa? Perché vedeva che nell'ambito anche del mondo scientifico si tendeva a scartare l'idea che i campi elettrici potessero influenzare profondamente le cellule all'interno della testa. Avanti. Non salto ancora tanto questo. Nel nostro laboratorio abbiamo cominciato a fare sperimentazioni anche sulle radiofrequenze intorno al 2000 e, per farla corta, nel 2004 pubblicammo questo lavoro. Queste macchiette che vedete qua sono niente altro che le marcature di alcuni geni che fanno parte del DNA delle cellule irradiate, dove si vede che ci sono delle alterazioni alla regolazione di questi geni. Avanti. Ma quello che è anche interessante ottenuto da questi dati era che nelle prime ore di esposizione di queste cellule si attivava un meccanismo di autoeliminazione delle cellule danneggiate.
cioè le cellule troppo danneggiate mettono in atto un processo che si chiama apoptosi, che abbiamo noi in tutte le nostre cellule e che servono a non far proliferare le cellule che hanno avuto un danneggiamento. Questa curva verde che vedete dimostra appunto che avviene questo meccanismo già nei primi minuti dell'esposizione delle cellule. Ma c'è un'altra cosa ancora più preoccupante, che è la linea rossa, e cioè queste cellule, quando vengono irradiate per tempi lunghi, non solo fanno partire questo processo apoptotico, cioè di eliminazione delle cellule, ma danno un impulso a proliferare alle cellule anche che hanno avuto un danneggiamento. E questo dal punto di vista della cancerogenesi è una cosa pericolosa perché significa far aumentare la velocità di proliferazione delle cellule anche cancerose. L'ipotesi che per esempio si può fare è che se un malato di cancro utilizza il telefono cellulare potrebbe velocizzare la formazione del tumore. E questo è suffragato per esempio da una pubblicazione fatta dal dottor Michael Repacioli, una persona che ha lavorato fino al 97 per la Motorola in Australia e poi è andata a condurre l'Organizzazione Mondiale della Sanità nella porzione che riguardava i campi elettromagnetici. E poi ha lavorato all'ICNIRP, che è la Commissione Internazionale per la protezione dalle radiazioni non ionizzanti, ma che era un'emanazione dell'industria praticamente. E attualmente lavora per invece l'industria nucleare. È una persona un po' discussa, però finché aveva fatto esperimenti per la Motorola, che aveva pubblicato nel 97, aveva dimostrato che dei topi che erano stati fatti telefonare per 20 minuti al giorno, in 3 mesi mostravano la velocizzazione della formazione di un tumore per cui erano predisposti, doppia rispetto a quelli che invece non avevano usato il telefono. Dico scherzando questo nel senso che erano stati irradiati con una radiazione prodotta dai telefoni. Quindi ci sono molti effetti che riguardano il rischio, il maggior rischio quando si è esposti a campi elettromagnetici. C'erano anche questi due altri lavori interessanti che riguardano gli effetti dei radar. Questo pubblicato negli anni 60 dalla dottoressa Robinet, la quale aveva trovato che i figli degli addetti ai radar della Marina degli Stati Uniti avevano un maggior rischio di ammalarsi di leucemia. E è abbastanza strano questo, no? Perché l'irraggiamento dei genitori non è una cosa trasmissibile dal punto di vista genetico. E quindi non si capiva per quale motivo ci dovesse essere un maggior rischio nei figli degli addetti ai radar. Però se mettiamo questo lavoro insieme a quello che citavo prima, cioè la sterilità dei topi irradiati alla terza e alla quinta generazione, questo faceva pensare che ci fosse un qualche meccanismo che permetteva di tramandare ai figli l'informazione che i genitori erano stati irradiati. E questo era preoccupante. E una risposta che sta emergendo in questo periodo è lo studio dell'epigenetica, cioè lo studio della regolazione dell'espressione dei geni del DNA. Quindi è possibile che l'informazione che i genitori sono stati irradiati passi alla prole, quindi ai figli, attraverso le informazioni che la madre passa attraverso la placenza. E questa informazione permette di capire alcuni di questi meccanismi, cioè è possibile che ci sia nel tempo, e noi non lo sappiamo attualmente, un accumulo di informazione
e che i genitori sono stati irradiati e che passa sui figli. Queste cose si stanno studiando, ma noi in maniera paradossale esponiamo grandi quantità di popolazione a campi elettromagnetici senza aver prima verificato queste cose. Vi faccio vedere alcune delle sperimentazioni fatte che riguardano due sistemi di emissione, che sono i sistemi radar e i sistemi Wi-Fi. Wi-Fi perché propaganda il fatto che noi dobbiamo utilizzare sistemi di trasmissione dati anche all'interno dell'abitazione via radio. E quindi vediamo alcuni di questi dati. Allora, alcuni esperimenti sono stati fatti in questo caso in vitro e all'interno del laboratorio. Questo che vedete è un generatore radar simile a quello che c'è nella torretta del radar che vedete qua, un modello più vecchio che utilizziamo in laboratorio per produrre un segnale radar. E il segnale radar viene prodotto a una potenza estremamente bassa, poi per essere emesso dall'antenna, come avviene qua, viene amplificato e si immette una grande quantità di potenza per poterlo far arrivare lontano. Ma il generatore radar è una macchina piuttosto piccola e contenuta, insomma, avanti. E quando si irradiano le cellule con questo segnale, che è esattamente uguale a quello che viene emesso dal radar qua, avanti, il segnale del radar viene immesso, vedete, parte da quella macchina che abbiamo visto prima, viene immesso all'interno di questa che è una cella TEM, si chiama così, è una scatola di metallo nella quale si immettono poi le fiasche delle cellule che stanno in coltura nelle condizioni di crescita cellulare, e cioè con 95% d'umidità, l'anidride carbonica e la temperatura di 37 gradi, e le cellule di controllo, che sono quelle che stanno in basso e che non vengono irradiate. Il segnale del radar entra da qui, attraversa le cellule e viene emesso, assorbito da questo assorbitore. In questo modo il segnale che viene somministrato alle cellule è ben conosciuto e ripetibile. Avanti. Il risultato è abbastanza eclatante, vedete, per esposizione di 24 ore, quando questi pozzetti contengono una certa quantità di cellule, poi c'è un reagente che permette di vedere se le cellule sono vive oppure no. Quando sono scure, sono vive perché metabolizzano un colorante che le fa vedere che appunto le cellule sono vive. Quando sono chiare, sono invece morte o prevalentemente morte. Vedete che per esposizione di 24 ore queste sono le cellule di controllo e sono vive, quelle che sono invece esposte al radar e sono morte. Per esposizione di 48 ore, vedete, si ha una diminuzione di cellule vive anche nel controllo, ma lo stesso, quelle esposte sono morte. Avanti. Questi sono i dati relativi a quello che abbiamo visto prima. E un altro... Dopo aver fatto le ricerche in laboratorio sulle cellule in coltura in vivo, ho pensato che era opportuno riuscire a farlo anche nei luoghi in cui la gente era irradiata dal radar nella realtà. E arrivò una richiesta da parte della procura di Lanusei, che stava affrontando il problema della morte di 19 pastori di leucemia, gente che normalmente è perfettamente sana, insomma, vive all'aperto,
su cui appunto il procuratore stava indagando e mi chiese questo: ma è possibile che i 36 radar che ci sono attorno al poligono di tiro di Quirra possano aver influito sulla salute di queste persone? Allora io gli ho detto: beh, datemi un po' di soldi, un po' di strumenti, vado a fare degli esperimenti. E così ho cominciato a mettere delle cellule in coltura in alcune abitazioni e in luoghi dove erano state fatte esercitazioni, eccetera. E quello che veniva fuori, ecco, uno dei radar che veniva messo in funzione durante gli esperimenti era posizionato in questa posizione qua, e avanti, ancora. Le cellule erano messe su questa torretta che faceva da bersaglio, avanti ancora, ecco, vedete questa scatola. E in questo modo avevo potuto far irradiare le cellule dal radar vero, come quando veniva utilizzato nelle esercitazioni, per vedere se questo irraggiamento produceva dei danni alle cellule. E i risultati, avanti, dicono che per sia un passaggio del fascio del radar, sia un'esposizione maggiore di 6 minuti, produce la morte cellulare nei pozzetti, come abbiamo visto prima. Qui ci sono tutti i tempi di esposizione, i controlli, vedete, i controlli sono scuri, mentre invece le cellule irradiate per più di 6 minuti sono chiare. Avanti. Quello che oltretutto ho visto per la prima volta facendo questi esperimenti era che vi ricordate, dicevo prima, due fasi, no? Una fase apoptotica in cui le cellule muoiono ma si organizzano per morire e una fase in cui vengono fatte proliferare. Ce n'è un'altra più precoce, più breve, che è quella della morte cellulare pressoché immediata, avanti. In cui vedete nel quadro di sinistra al microscopio le cellule sane sono queste scure e tutte queste disfatte, degradate, sono invece cellule che sono morte quasi immediatamente dopo un qualche minuto di esposizione. Nelle cellule di controllo invece queste cellule così disgregate non ci sono. Insomma, avanti. Questi sono i dati statistici, avanti ancora. Quello che vogliamo fare qui, che stiamo facendo qui a Potenza Picena, è esattamente questo, cioè verificare se l'esposizione al radar sulle cellule produce dei danni come quelli che sono stati verificati in Sardegna. Avanti. E quindi vorrei, per informazione, dire qualche cosa di più su questo segnale. E sul fatto che non ci sia accordo nel mondo fisico, scientifico, sugli effetti biologici. Il segnale del radar, vedete, ha tutte queste punte, perché è un segnale impulsato con una pulsazione di circa 300 microsecondi, ma può essere scelta a volontà, e ogni impulso produce uno di questi picchi, avanti. A maggiore ingrandimento questi picchi si mostrano così ancora e ancora avanti. Ecco, il disaccordo nel mondo scientifico è questo, cioè l'esposizione al campo elettromagnetico è un'esposizione che ha una certa durata nel tempo e se l'esposizione è pulsata, la durata dell'esposizione è minore, perché il campo elettromagnetico sale e poi scende, poi c'è un breve intervallo, poi risale e poi riscende. Il problema è questo, che quello che produce il danno biologico è questo passaggio da questo punto a questo più elevato, cioè questo transiente elettromagnetico induce una corrente nelle cellule e dopo aver indotto questa corrente, nel momento in cui il segnale si abbassa, si depolarizza questo segnale e quindi le cellule ritornano alla condizione iniziale. Ma dopo 300 microsecondi questo fatto si ripete, no?
e più volte con la frequenza che abbiamo visto. Questo significa che all'interno delle cellule vengono indotte delle correnti, per esempio in questo caso di 4 volt per metro, che è un campo elettrico forte per l'interno di una cellula, che le cellule non sanno come gestire, non sanno come utilizzare, sono completamente impreparate, non hanno strutture che servano per controbattere questa energia che viene dall'esterno e che non era prevista. Per cui si alterano tutti i funzionamenti cellulari. È questo quello che produce il danno biologico, no? Ed è insito nel segnale radar che è impulsato. E parlo in questo caso anche del Wi-Fi, perché il segnale del Wi-Fi viene emesso nello stesso modo, cioè è impulsato, copre i diversi range di frequenza, esattamente come fa il radar, molto probabilmente producendo un effetto biologico analogo, anche se di potenza minore. Avanti. E quindi abbiamo cominciato a studiare in alcune case dove c'erano delle patologie conosciute e abbiamo portato le cellule in coltura, esposte al segnale del radar che sta funzionando da 30 anni avanti. Questi sono i luoghi in cui abbiamo fatto alcune di queste rilevazioni avanti. E così è come si vede il radar da una delle postazioni che abbiamo utilizzato per esporre le cellule avanti ancora. Questa è l'apparecchiatura avanti. E l'esposizione avviene in questa maniera, avanti ancora. E per verificare che effettivamente le cellule erano esposte al segnale del radar, qui con questa antennina, vedete, si misura esattamente il segnale che si vede che avevamo mostrato prima, avanti. E qui i risultati che dimostrano che le cellule che sono esposte, come queste, sono morte rispetto alle cellule di controllo che sono state schermate avanti. Questi sono i dati ancora. Questo per quanto riguarda il segnale radar. Il segnale del wifi è, vedete, questo qua. È come fosse rovesciato rispetto al radar, no? E ha dei picchi che vanno verso il basso e con una potenza molto minore, però costruisce un grafico che è analogo a quello del radar. E allora gli impulsi che vengono emessi dal wifi danno lo stesso tipo di induzione elettrica che dà il segnale del radar, anche se con una potenza maggiore. Avanti. Questo è il sistema sempre con la cella TEM e questo è un wifi di quelli di tipo commerciale che si utilizzano nelle abitazioni. Questo è il segnale prodotto all'interno della cella TEM sulle cellule in coltura, avanti. E questo è un esperimento fatto su cellule muscolari sane, dove si vede che le cellule esposte, che sono queste qua, sono più chiare delle cellule che invece sono di controllo. Avanti. E quindi si verifica la stessa cosa, cioè per brevi tempi di esposizione si ha un'induzione apoptotica, cioè di morte cellulare, per tempi lunghi di esposizione si ha invece l'impulso a proliferare anche se le cellule sono danneggiate. Avanti. Lasciamo perdere i dati che comunque dimostrano che le misure che sono state fatte sono statisticamente significative. Questo che vi mostro è un gruppo di persone che sono gli scienziati indipendenti dell'ICEMS che hanno dato vita a questa organizzazione nel 2002 a Catania proprio con lo scopo di portare un'informazione scientifica non legata alle compagnie di telecomunicazione. Avanti. Allora, dicevamo, un problema di fondo è il conflitto di interessi, cioè non si vuole che si sia detta la verità sui danni prodotti dai campi elettromagnetici. Avanti. Il dibattito scientifico
sul problema dei campi elettromagnetici è avvenuto prevalentemente tra queste due persone. Il dottor Frey, Alan Frey, qui a sinistra, che dice i campi elettromagnetici anche a livelli non termici provocano dei danni. Il professor Svan, che invece dice le onde elettromagnetiche quando colpiscono un oggetto o un organismo producono calore. Se questo calore l'organismo non riesce a smaltirlo, si produce del danno da calore, quindi un danno piuttosto irrisorio. E il dottor Frey dice, no, guarda che gli organismi funzionano già con una loro energia, quindi basta poca energia dall'esterno per modificare il funzionamento delle cellule e quindi anche livelli che non provocano calore possono provocare i danni alle cellule. Avanti. E quello che citava prima Sauro, nel conflitto di interesse, è stato studiato dal professor Lai dell'Università di Seattle, il quale ha verificato sulle pubblicazioni che esistono sul problema dei campi elettromagnetici che se gli studi sono finanziati dall'industria, il 28,1% trovano degli effetti biologici. Se sono finanziati indipendentemente, il 67% trova effetti biologici. La stessa cosa succede per gli studi che dimostrano che non ci sono effetti, e cioè se sono studiati dall'industria e finanziati dall'industria è il 71% che non trova effetti, se sono finanziati dal pubblico o indipendentemente il 33% non trovano effetti. Quindi vedete che a seconda di chi finanzia gli studi si hanno risultati diversi. Avanti. Il principe dell'Liechtenstein, Alois si chiama, il 16 del settembre del 2008 ha fatto un decreto per cui ha detto nel Liechtenstein, che è piccolissimo al centro dell'Europa, il limite di esposizione a campi elettromagnetici viene posto a 0,6 volt per metro, cioè 10 volte in meno di quello che abbiamo noi in Italia. Avanti. Il Wi-Fi, cioè il sistema di trasferire internet sul nostro computer nelle abitazioni, che viene molto propagandato, che viene installato nelle scuole, nelle biblioteche, eccetera, è una cosa completamente stupida. Vi spiego perché. Noi abbiamo circondato la Terra di milioni di chilometri di cavo per trasferire i dati via cavo in maniera anche sicura, e vogliamo far percorrere ai dati internet gli ultimi 5 metri via radio. No, non ha senso. Non ha senso perché, oltretutto, questi 5 metri diventano difficili da gestire. O ci mettiamo delle grosse potenze, oppure la sicurezza di questi dati diventa molto minore. Quindi è completamente assurdo utilizzare il Wi-Fi quando noi abbiamo nelle nostre abitazioni, attraverso il cavo telefonico, che possiamo prendere internet in qualsiasi punto. C'è anche un altro strumentino che si chiama Powerline, il quale può trasferire la rete internet dal router all'impianto elettrico, e voi potete prendere in qualsiasi presa dell'abitazione, anche su più piani, il segnale di internet via cavo. Quindi non c'è alcun motivo di irradiarsi con il Wi-Fi all'interno delle abitazioni, delle biblioteche, eccetera. Avanti. Per quanto riguarda il telefono cellulare, devo dire questo: è una preziosa radio d'emergenza quando c'è un'emergenza, e va utilizzato solo per questo. Non può sostituire la comunicazione via cavo, perché l'irraggiamento del telefono è estremamente elevato
Nessuno vi dice che, per esempio, un telefono che non è regolamentato dai limiti di legge, nel momento in cui stabilisce la comunicazione con l'antenna esterna, emette più di 100 volt per metro, quando il limite di legge è 6. Cioè, noi tuteliamo i cittadini dall'antenna esterna a 6 volt per metro e permettiamo ai telefoni cellulari di emettere oltre 100 volt per metro quando entrano in comunicazione. Quindi questo è completamente assurdo. Avanti. Ci sono prossimi protocolli di comunicazione via radio che stanno avanzando, per cui avremo anche il wifi a banda larga e frequenze molto più elevate, come quelle che per esempio servono per, con il telefono, far uscire la lattina di Coca-Cola dalla macchinina e pagarla attraverso il credito telefonico. Avanti. Il principio di precauzione ci dice anche che è paradossale la situazione attuale in cui si installano nuove tecnologie, si fanno utilizzare senza prima aver stabilito se fanno male o no. E è in preparazione un convegno internazionale scientifico qui a Potenza Picena per l'aprile dell'anno prossimo, in cui cercheremo di portare a discutere dal punto di vista scientifico personalità e scienziati esperti dell'argomento che hanno fatto ricerche in prima persona e non condizionati dal problema del conflitto di interessi che è nel mondo delle telecomunicazioni. Grazie.